Mi chiamo Elisabetta, ho 22 anni e studio ingegneria aerospaziale. Mi chiamo Gaetano, ho 22 anni. Studio ingegneria elettronica al Politecnico di Torino. Mi chiamo Arianna, ho 21 anni, studio lingue orientali. Mi chiamo Gabriele e ho 24 anni, frequento la magistrale di ingegneria informatica. Mi chiamo Ada, ho 24 anni, studio relazioni internazionali. Mi chiamo Domenico e ho 23 anni, studio ingegneria meccanica al Politecnico di Torino. Mi chiamo Enrico, ho 23 anni, studio ingegneria meccanica. Questo è il quinto anno che vivo in collegio. Vivo al collegio Einaudi da 3 anni. Da 2 anni/3, mettiamola così, dai. Tre anni. Da 2 anni. Dal mio primo anno, sono al quarto anno. Da 2 anni e mezzo. Direi stimolante, completo e sorprendente, perché ogni tanto ci fate delle belle sorprese e noi non ce le aspettiamo. Ci auguriamo che possiate tornarle a fare queste sorprese. Questo non tagliarle, perché mi hanno pagato per essere qui. Interdisciplinare, condivisione, trasversalità negli ambiti di studio, incontri, conoscenza, scoperta, sfidante e seconde possibilità. Quelli sul conoscere se stessi e riuscire a gestire le proprie emozioni. Il corso di comunicazione carismatica e il corso sulle grandi distribuzioni organizzate. Conoscenza del territorio piemontese e anche di esperienze all'esterno insieme ad altri ragazzi. Saturday Morning Live e i corsi di lingua. Il corso di improvvisazione teatrale e poi un corso di scrittura. E se posso, io prima di iscrivermi a ingegneria, in realtà il mio sogno era quello di studiare scrittura. Il collegio col PFP mi ha dato l'opportunità di conoscere quel mondo che poi ho totalmente abbandonato e quindi di riviverlo in un certo senso. Prevalentemente il mettersi alla prova e scoprire sempre di aver qualcosa da tirar fuori dall'interno di noi stessi. Invece è stato un qualcosa che credo realmente mi sia servito per me, per relazionarmi con le persone. Quest'anno ho affrontato come PFP un corso di lingua inglese. Io sono molto scarsa nelle lingue e invece mi ha aiutato a superare l'esame di lingua utile per l'Erasmus. Ho scoperto un interesse per le fake news, soprattutto nella nostra quotidianità e anche nell'utilizzo dell'immagine e quanto l'immagine può modificare la nostra percezione della realtà. Sì, c'è stata una profonda, direi, un profondo entusiasmo pervenuto in un'attività del collegio fatto da un ex collegiale che riguardava le nuove frontiere in Africa. Mi sono interessato di più una determinata attività, che è quella del volontariato. Un'attività di incontro di volontariato con degli anziani per un'organizzazione di Torino ha fatto nascere in me la curiosità verso questo mondo che non conoscevo. Una nuova passione appunto nata tramite il PFP è quella per il teatro o comunque per la performance contemporanea. È stato il PFP più interessante di tutti. Time management o di approccio allo studio, diciamo, pensato soprattutto per i ragazzi dei primi anni, però anche le esperienze di conoscenza del territorio, di scoperta di nuove realtà, secondo me sono imperdibili. Ne ho frequentato uno sull'identità di genere e sull'importanza del genere, insomma, in società. È stato molto interessante, ho visto che molti ragazzi che magari non conoscevano bene il tema erano molto coinvolti dal dibattito. Allora, sarò veramente ripetitivo fino alla noia, però se dovessi consigliare un corso a chi ancora non è studente del collegio, consigliere quello di improvvisazione teatrale. I corsi di lingua per ampliare le nostre conoscenze anche al di fuori dell'ambito universitario e i Saturday Morning Live per trattare degli argomenti che magari non tratteremmo nella nostra quotidianità. Nuove conoscenze, nuovi amici, anche approfondimenti su temi che magari non avevo mai approfondito realmente, ma che mi sono sempre interessati. Innanzitutto un senso di comunità nel coltivare gli interessi, primo di tutti. Poi la possibilità di incontrare persone fisicamente non con il PFP online e quindi coltivare un interesse sulla base di esperienze, il che ha formato sempre parte di me stesso. Porta a casa tante, appunto, nuove amicizie, conoscenze, anche spunti per percorsi da seguire in futuro e che magari mentre si studia non si ha la possibilità di approfondire meglio, diciamo. E soprattutto un bagaglio culturale molto più ampio su temi che probabilmente non avrei mai affrontato in altri contesti, la possibilità di aver
conosciuto delle persone che altrimenti non sarei stato in grado di conoscere. La formazione del collegio mi ha dato l'opportunità di conoscere tante realtà che non conoscevo, scoprire tanti mondi, anche all'interno di Torino, che è la città dove vivo ormai da tanti anni, dove ho potuto fare delle esperienze che altrimenti non avrei potuto fare, passeggiate insieme alla Società Architetti di Torino, visite in luoghi particolari. Però forse quello che reputo più prezioso è aver avuto la possibilità di incontrare in tante occasioni diverse e conoscere tante persone provenienti dalle altre sezioni del collegio. Siamo tanti, manca certe volte l'opportunità di incontrarsi tutti. Le esperienze del PFP da questo punto di vista aiutano tanto. Grazie alla formazione del collegio ho fatto mio, ho coscientizzato che spesso un qualcosa che al primo anno non avevo, un'idea che al primo anno non avevo, cioè io al primo anno mi rendo conto che avevo una concezione in cui era il momento dello studio, per me Torino doveva essere lo studio ed era soltanto quello. Quello che mi ha insegnato il collegio è ridare opportunità a quei passatempi e dare un valore a quel passatempo e a tutte quelle attività suppletive che magari mi ha permesso il collegio di fare, perché sono un qualcosa che in un modo o nell'altro mi va a far crescere e va a seminare un qualcosa che poi porta i suoi frutti anche nel percorso accademico classico. Grazie alla formazione intrapresa qui al Collegio Einaudi mi porto a casa la possibilità di spaziare nella trattazione di argomenti che sono i più vari e quindi la possibilità di dialogare con persone che magari provengono da scenari, da studi diversi dal mio, il che è comunque fonte di accrescimento in qualsiasi circostanza.